Che match put angolo, sai? Tanto sa c'è la stella dritta. No? Chi sei Giovanni? Si Donna? Si Michele? Cosa chi le nuove rasir? Vabbè, sai come funziona, no? Quando uno sta a capo, no? Un pulsante rosso. E significa sì, due pulsanti rossi e significano. Ecco, pare bello a te che è già staccato, sono di uso. Quindi mi si è capito la staccella e non ci ha fatto niente. Oggi era martedì, era aiutata mia. Ma tu non ne sai queste cose. Tutti sicuro ci rispondo però, eh? Una questione di cortesia. Beh, chi sei Antonio? Sei Michele? No. Ma se chiederà sì, un uomo. E allora tu la storia mia non la sai. E no. E allora ci dobbiamo dare a raccontare. No. Io non sono pazzo. A me mi ce ne portate che ha vinto, ma io non sono pazzo. Io stavo tra piazza Campo dei Fiori e piazza Navona, in via della Cuccagna. Ci stavo un ristorante. E io facevo l'acchiappino, stavo là fuori, perché parlo l'inglese, sono un ragazzo sveglio, simpatico. Quando passava la gente io facevo, Sir, come on, it's a time to eat. Can I suggest my restaurant for a lot of reasons? We have the best food, no frozen food. Believe me, it's really fresh the food. Come on, enter inside. Una volta sai che succedette? Aspetta, dovevo levare un attimo questa legge che me la fastidia. Si presentarono un paio di persone ben distinte, erano degli italiani. E io stavo là fuori, stavo lavorando. Un uomo si scordava. Era come io. Ah, come sei simpatico, ma lo sai, sei proprio divertente, sei carino. Un sacco di complimenti. Io molto tranquillamente stavo al lavoro, mi faceva piacere, cercavo di dare il meglio di me stesso, anche perché poi il proprietario era contento, quando volevo prendere un'ora di pausa in più me la dava. 12 ore di lavoro al giorno per un sogno nel cassetto. E niente, mi fa lui, ma a me pensavo di fare televisione, io veramente io sono un attore, sono venuto qua, ho studiato alla Seguito Amico, ho fatto anche il centro sperimentale, soltanto che non riesco a lavorare, non riesco ad andare avanti e faccio questo per mantenermi a Roma. Ah, ma no, perché sai, tu potresti essere simpatico, tu intanto iniziavo a guardarmi, mi guardava e mi guardava. Che poi che insoffesse, cioè, che così capisca a bolle, però tu stai zitto, stai con Yugo, prima fino a dove arriva. Vabbè, e mi fa lui, no, ma tu sei proprio il personaggio giusto, perché io sono uno dei produttori di una nota trasmissione televisiva, favorando tu che cazzo ne sai, no? Comunque, che le fanno Marte che sei, io stasera me l'ho vestito bene, me l'ho fatto pure la barba, chi mi sfotto, mi rompo uno cazzo, poi dice che sono pazzo, ma io non sono pazzo. Che cosa succede? Loro mi dicono, senti, tu sei simpatico, sei un ragazzo interessante, perché non ti presenti qua a fare questi provini? Io dissi, vabbè, io non ci vengo a fare i provini. E voi mi dovete credere, ma mi dovete credere veramente, sembrava peggio del Grande Fratello. Avete visto il film di Garrone, Reality, quando lui entra, va a Cinecittà, si fa tutta quanta la file, poi dopo entra in quell'ampolla. Io sono andato avanti, io sono entrato nella stanza dei produttori, c'erano i psicologi, c'era il produttore e c'erano i registi. Mi fanno bene Andrea, allora ci puoi far vedere quello che fai a Campo dei Fiori, come intratteni i clienti, come lavori, la tua solarità, poi sei campano. E io dissi, come, mi faccio vedere. Good morning sir, can I suggest my restaurant for a lot of reasons? Yes, we have the fresh food, no, believe me, it's really good. Come on, come on, come on. Va bene, le riprese dovrebbero partire il mese prossimo, nel frattempo ti faremo ulteriori provini. Va bene, io tranquillamente ero ritornato al lavoro, avevo il mio lavoro, vi ripeto, avevo il mio lavoro, cosa che adesso non c'ho più, che sto cadente, avevo il mio lavoro. Un mese dopo, circa 15-20 giorni, questo mi richiama, mi dice, senti Andrea, dovremmo un attimo andare a cena, ti vorrei presentare anche gli altri produttori. Sì, va bene, non ci stanno problemi, ma intanto la puzza sotto nasa la sentivo già, perché vi ripeto, non so fesso, pure perché sta militare. Ah, meritocrazia, la parola meritocrazia non esiste. Va bene, ci andiamo a cena, dopo cena, andiamo in discoteca a ballare, mi tremano ancora, perché sono 3 anni che sto cadendo, la gente si pensa che io sono pazzo, ma io non sono pazzo, capite quello che ho fatto?
Ti prego, fassi il pulsante, perché se premi il premio rosso, signore, mi stai sentendo. Grazie. E la città allora, va bene, Andrea, non ti preoccupare, vieni, e quant'altro. Dopo cena andiamo a ballare, andiamo a casa sua. E io, come dire, ci sono stato, perché loro mi dissero, ma sai, tu devi essere più mobile, più maneabile, poi in questo ambiente tutti quanti. E io ci sono stato, alla fine, vedi che è successo? Io non ho partecipato a reality. Ho detto a chi è qua sotto casa. E mo sto qua. Ti capite quella storia mia? E stasera che c'era la trasmissione, mi ha fatta la barba. E invece l'altro mi sfottano, mi dicono, ah, tu dovevi andare a fare il grande fare, ma quando mai? Ma che cazzo ne sai tu, Rati, da me? Sai i sacrifici, forse che li faccio, per gli annazzi. Mi capite? Ma che mi faccio? Ti fa ingrassare.